Buonasera a tutti gli amici di Radio Gassino 1, siamo qui per la seconda puntata della rubrica Tra fiaba e leggenda di Patrizia Boi. Saluto Vincenzo Vella e Cinzia Pontremoli e facciamo questa seconda puntata intitolata L'arice innamorato, anche per dedicarlo ai numerosi alberi caduti in queste giornate di maltempo. È una favola che è stata ispirata ad un'idea di Hermann Hesse, che ha dedicato la favola d'amore ad una cantante lirica che poi ha sposato 2 anni dopo la pubblicazione del manoscritto. Ma oggi è una giornata molto importante. Oggi è il Capodanno celtico, il 31 di ottobre, nella notte tra il 31 di ottobre e il 1 di novembre, si festeggia il Capodanno celtico. Diciamo che Halloween è una festa che è derivata da questo rito pagano che nacque in Irlanda tantissimo tempo fa, all'epoca in cui gli irlandesi erano pastori, e siccome la notte del 31 ottobre rappresenta quella in cui la notte diventa più lunga del giorno, quindi cominciano i freddi, il pastore scendeva a valle. E poi si chiudeva nella sua abitazione perché non riusciva più a stare fuori al freddo e la gente cominciava a costruire utensili e poi dentro casa raccontavano fiabe e leggende. Ma la cosa interessante è che in questa giornata si apre una comunicazione tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti e gli spiriti possono vagare liberamente e magari fare degli scherzi oppure suggerire qualche bella storia. Il larice innamorato. C'era una volta in un paese tra i monti una pianta di larice millenario. Viveva solitaria su una sponda del lago, guardando dall'alto la foresta di betulle sottostante. Il larice aveva scelto di vivere la sua esistenza al limite del mondo, anche se talvolta aveva socializzato con i fratelli abeti bianchi, con i cugini carpini neri e con gli amici pini silvestri, ma sempre in foreste rade e luminose. Quest'albero, proteso verso l'abisso, pagava il prezzo della sua scelta, con la sofferenza delle tempeste urlanti, delle scariche tonanti di rocce instabili, delle valanghe che si abbattevano come scuri afilate, dello scarso nutrimento aggrappato in pochi grammi di terra e della solitudine infinita dei secoli. Aveva scelto di vivere in quel posto, lo aveva scelto con cura, conosceva i molti pericoli e le poche certezze, perciò si affidava a solide radici che con un abbraccio saldavano terra e rocce in un unico elemento. Il suo fusto, possente e diritto, era fiero di essere l'unico albero che può vivere così in alto. I rami si allungavano verticali, poiché non avevano alcun timore di sporgersi nel vuoto. Lui era il creativo della grande famiglia delle conifere. Si distingueva perciò dalla normalità di una vita mediocre. Era il solo che d'autunno dava spettacolo sulle pareti inaccessibili della montagna. E non passava inosservato nemmeno d'inverno, quando la sua chioma si alleggeriva silenziosa con una pioggerellina di aghi dorati, o a primavera, quando invece esibiva puntuale 1000 rose di aghi verde pastello. Quest'albero era energia limpida. La sua carne, a lungo temprata dagli eventi, era immortale. Poteva far conoscere all'acqua del lago la sua ostinazione leggendaria, diventando solido guscio di galeoni e corvette, prezioso tesoro sommerso per insolite traversate. Nel suo inverno spesso il larice era ricoperto di neve e osservava muto la distesa ghiacciata del lago. I suoi rami spogli resistevano alle intemperie con forza e determinazione ed erano d'esempio per tutto il mondo vegetale. Ma una di quelle mattine grigie e gelide,
in cui il respiro si ghiaccia istantaneamente nell'aria, il larice guardava distratto le luci dell'abitato. Una slitta si fermò proprio sotto di lui e ne scese una incantevole bimbetta accompagnata da sua madre. La piccolina si mise ad accarezzare i rami innevati dell'albero e a far scivolare al suolo farina di neve. Il larice si inchinò per salutare le due fanciulle e sorrise allargando i suoi rami. La donna restò affascinata da quel movimento delicato e passò la sua mano calda sul ramo più basso. In un attimo la neve si sciolse e sull'arice crebbero vertiginosamente gli aghi della sua chioma, che accesero di luce brillante tutta la foresta. La donna fu stregata da quella pianta e non se ne volle allontanare. Nel suo fusto vedeva nascosto un tesoro, nella sua resina percepiva un'energia di rinnovamento e purificazione. Pensava a quell'albero che una volta vecchio non sarebbe stato usato per il fuoco, ma invece per farne assi, tavole, mobili, panche, letti. E in altri paesi dove ancora l'antica sapienza è un valore, sarebbe stato usato di certo per costruire case dalle fondamenta affidabili. Soltanto lì una donna illuminata poteva sentirsi protetta. Le calde assi dell'arice si sarebbero abbracciate l'una con l'altra, respirando dalle venature aromatiche essenze. Il larice poteva essere il riparo perfetto per filtrare e assorbire sia le tensioni umane che quelle degli elementi, il tempio di pace per sfidare inalterato secoli e millenni. La donna non avrebbe mancato di abbellire il suo giardino piantando larici per trovare riparo d'estate sotto la sua ombra. Avrebbe guardato il grande e solitario larice d'inverno stendere ai suoi piedi la calda coperta di morbidi aghi. Mentre la donna sprofondava in questi pensieri, sedotta dalla forza, dalla vitalità e dal calore dell'arice, sentì un grande slancio verso di lui e i suoi arti si protesero per abbracciarlo. In quel momento i rami dell'arice si intrecciarono alle braccia della donna, il suo fusto si fuse con il suo corpo aggraziato e le gambe di lei si attorcigliarono con le sue profonde radici. La bimbetta vide sparire la figura di sua madre in un groviglio di rami e germogli. Sola e disperata, urlò alla notte tutto il suo dolore. Allora il larice si inchinò, con il suo ramo più tenero la prese su di sé, la pose fra i rami e l'abbracciò con tutta la sua essenza. La bimbetta divenne germogli di primavera e un canto ancestrale attraversò ogni elemento e si diffuse per tutto il cosmo. Il larice distese i rami, si stiracchiò dolcemente e si risvegliò dal suo lungo sonno. Ed ecco perché sotto di lui, da quel momento in poi e per tutti gli inverni del mondo, nessuno vide mai più congelata quella parte del lago. Quando l'amore inatteso s'accende, ogni bel fusto nel vuoto protende. Scioglie la neve col suo calore e placa il tempo con le sue ore. Se tutto accade senza parole, in un abbraccio che infiamma il sole, una gran gioia poi incendia il viso e tutto illumina nel suo sorriso.